Quest'oggi mi sono messo in cravatta per parlare di holding, l'utilizzo delle holding. Perché? Perché è uno degli strumenti di pianificazione fiscale evidentemente più utilizzati nella storia dei tempi, insomma, fin dalla preistoria. Secondo me qualcuno aveva aperto delle holding, molto probabilmente. Non lo sapremo mai, perché queste cose molto spesso non lasciano traccia, come tutti gli strumenti adeguati di pianificazione fiscale, però il sospetto sinceramente mi viene. Che cos'è una holding? Dall'inglese to hold significa semplicemente detenere, cioè la holding è una società che tendenzialmente può stare sopra o comunque può essere anche una subholding, comunque tendenzialmente è una scatola che serve a gestire le partecipazioni che si trovano invece sotto. In realtà può avere differenti utilizzi, lo vedremo tra un attimo. Quello che è importante sapere è che chiaramente non sempre c'è bisogno di una holding company, quindi dipende sempre dalla tipologia di business e anche dall'impronta strategica che diamo all'organizzazione delle nostre attività. Nella misura in cui potrebbe andare bene per noi una holding company, cosa che comunque 8 volte su 10 è il caso in qualsiasi tipo di pianificazione, però esistono anche altre tipologie di strumenti che vengono utilizzati all'interno della pianificazione, tipo le finance company, piuttosto che le royalty companies, piuttosto che le società di fatturazione, diciamo a seconda delle necessità, a seconda delle tipologie di business. Se ho necessità di gestire partecipazioni, evidentemente ricorrerò a una holding. Se ho una necessità di gestire IP rights, documenti di proprietà intellettuale, evidentemente mi farò riferimento a una royalty companies, piuttosto che cercherò di sfruttare una cosa che si chiama IP box regime, cercando di capire quale è il più conveniente per me nelle giurisdizioni a mia disposizione. E così via. Insomma, poi gli strumenti sono infiniti. Abbiamo le partnership, abbiamo le insurance company, abbiamo le società di rifatturazione. E chi più ne ha, più ne metta. Oggi invece siamo qui per parlare di holding company, quindi non fatemi distrarre. Quindi, che cos'è una holding? La holding serve a detenere le partecipazioni nel gruppo e c'è sempre una convenienza, diciamo anche una struttura piccolissima, anche se dovessi avere soltanto una società, una trading, cioè una società che si occupa di commerciare i miei servizi, di commercializzare i miei servizi piuttosto che i miei prodotti, potrebbe molto spesso lo è. Essere utile costituire anche solo una holding per detenere le partecipazioni della trading. Questo per avere sia dei vantaggi sotto un profilo fiscale, sia per avere dei vantaggi sotto un profilo patrimoniale e di privacy, quindi sia per proteggerlo, per utilizzare la holding contemporaneamente anche per altri investimenti, magari patrimoniali a latere, e sia come chiaramente un ulteriore livello di schermatura di privacy nei confronti dell'azionista che evidentemente si trova ancora sopra la holding. Ok, le caratteristiche generiche della holding ci interessano in questo momento fino a un certo punto. Io in realtà volevo soffermarmi questa mattina. Tanto questo è tutto contenuto parziale di Flag Strategy, del mio corso Flag Strategy. Ok, quali sono le ragioni per costituire una holding? Quindi abbiamo detto che esistono differenti strumenti, oggi parliamo delle holding, in altri video parleremo appositamente anche degli altri strumenti, ma perché dovrei volere una holding company? Quindi, di nuovo, anche se ho soltanto una società trading, in cosa potrebbe essermi utile una società holding da sovrapporre alla mia trading? Allora, prima di tutto, queste sono le caratteristiche generiche che ritroviamo direi nella totalità di regimi holding in giro per il mondo, cioè in qualsiasi giurisdizione io vada, o perlomeno nel 99% delle giurisdizioni in cui vado a incorporare una holding, questi effetti dall'1 all'8 sono tendenzialmente sempre raggiungibili, con diversi gradienti, con un impatto del tax rate effettivo che può variare minimamente, ma tendenzialmente sono tutti vantaggi che sono praticamente sempre sfruttabili tramite la costituzione di una holding. Numero 1, l'esenzione da tassazione sul dividendo in entrata, cioè evidentemente la holding va incorporata in quella giurisdizione dove c'è una cosa che si chiama PEX e c'è praticamente quasi sempre ormai, cioè participation exemption, il dividendo in entrata è escluso da tassazione. Questa cosa la vediamo anche in Italia dove il dividendo è escluso da tassazione
al 95%, la base imponibile del dividendo rimane invece solo del 5%. In tema di holding italiane, vi rimando a un altro mio approfondimento, è un video che trovate sul mio canale YouTube, Tax Planning Internazionale, dove invece vi spiego esattamente a cosa può servire una holding italiana, come si fa a ridurre l'imposta dal 43% all'1,2%, sebbene insomma ci sono tutti i miei commenti, è un video di prossima pubblicazione, se non lo trovate nel momento in cui ascoltate questo video, lo troverete tra qualche giorno, ok? Quindi comunque tendenzialmente ho sotto una holding perché il dividendo di entrata non è tassato e quindi ho un primo risparmio fiscale, così come non sono tassati gli eventuali capital gain, cioè quando io ho una holding tendenzialmente perché sotto, abbiamo detto prima, no? To hold, detenere, detengo tutta un'altra serie di partecipazioni. Quindi, come dire, questa holding ha una funzione strategica, posso decidere di alienare, se non volgarmente di vendere, le partecipazioni che non sono altro che le altre società del gruppo che si trovano sotto la holding. Quando vendo queste partecipazioni, tendenzialmente realizzerò una plusvalenza o una minusvalenza, evidentemente a seconda del valore dell'impresa. Se è un'impresa inutile, con un avviamento realizzerò una plusvalenza, se è un'impresa in perdita, che non ha nessun valore, con un badwill, si dice in gergo, e allora realizzerò una minusvalenza. Tendenzialmente, quando lo faccio per il tramite di una holding, queste plusvalenze rientrano anche loro in questo regime cosiddetto PEX, Participation Exemption, e quindi non sono tassabili, o come in Italia sono tassabili soltanto nella misura del 5% della base imponibile. Mentre d'altro canto la minusvalenza invece però non sarà deducibile, quindi come dire, il regime fiscale, il legislatore fiscale mi dice guarda, io non te la faccio tassare quella plusvalenza e quindi è un'agevolazione fiscale evidentemente, però se dovessi ricavarne una minusvalenza alla stessa maniera non te la faccio dedurre, quindi facciamo sempre i nostri ragionamenti prima di alienare una partecipazione o di costituire una holding con lo scopo preciso di detenere le partecipazioni, quindi a che cosa ci serve? Guardiamo sempre al medio-lungo termine e non guardiamo mai meno di 12 mesi perché altrimenti non è una pianificazione reale. L'altro grande vantaggio che possiamo ottenere tramite la costituzione di una holding è la riduzione della withholding tax. Le withholding tax sono le ritenute in uscita, in realtà ci sono anche in entrata, ma partiamo dalle ritenute in uscita, cioè quando io ho una holding e dovessi erogare un dividendo, perché magari una subholding è una società sopra di me, o comunque devo erogare il dividendo all'azionista sopra di me, quando io ho una holding e devo erogare il pagamento di un interesse attivo, perché magari ho ricevuto un finanziamento da parte del mio socio, quando ho una holding e devo effettuare il pagamento di una royalty, perché magari appunto di nuovo sono una subholding o ancora il mio socio azionista è il detentore del marchio che mi ha concesso lo sfruttamento del marchio in licenza, allora io gli devo ritracciare la royalty che sale su. Dovrei poter, come dire, gli stati prevedono l'applicazione, i vari legislatori fiscali prevedono l'applicazione di una withholding tax, cioè di una ritenuta e una tassazione a titolo di imposta in uscita. In Italia, per esempio, è del 26%. Quando invece io utilizzo una holding, tendenzialmente riesco a ottenere una riduzione di questa ritenuta. Di questa ritenuta d'acconto, o meglio, ritenuta a titolo d'imposta, withholding tax. In ogni caso, si tratta di una riduzione, a volte anche di un azzeramento della withholding, di un annullamento della withholding tax. Per il tramite tendenzialmente o dell'utilizzo delle convenzioni contro le doppie imposizioni o all'interno dell'Unione Europea per il tramite dell'applicazione delle direttive che noi conosciamo essere le direttive, ma la direttiva madre-figlio sulla distribuzione dei dividendi, la direttiva interessi e royalty sul pagamento di interessi e royalty evidentemente e esistono poi anche altre direttive ma non ci fanno comodo in termini di riduzione delle ritenute d'acconto, ok? Mi venivano in mente la direttiva sulle operazioni straordinarie, merger acquisition e quella IVA, ma in questo caso non sono pertinenti. Va bene. Quindi l'utilizzo dei trattati, che cosa vuol dire? Che sceglierò a maggior ragione una giurisdizione in cui
esiste il maggior numero di trattati possibili con il resto delle terre emerse. Ed è esattamente il caso, per esempio, del Lussemburgo o dell'Olanda. Il motivo per cui molte holding vengono incorporate lì è perché sono praticamente paesi che hanno più convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con altri paesi rispetto a molte altre giurisdizioni. Anche l'Italia, evidentemente, ne ha tantissime. Numero 7, effective financing of participations. Che cosa vuol dire? Che posso utilizzare una holding per finanziare le attività delle mie altre società del gruppo, chiaramente con la pianificazione strategica per quanto riguarda anche il flusso di questi prestiti o loan, si chiamano in gergo, il ritorno degli eventuali interessi, chiaramente che diventano passivi a livello della controllata e diventano attivi, cioè dovrebbero essere tassati a livello della holding e molto spesso non lo sono per una serie di ragioni, proprio perché ho utilizzato una holding, evidentemente. Numero 8, pooling of profit and losses. Che cosa vuol dire? Che tendenzialmente compensazione di profitti e perdite, cioè io riesco in qualche modo a gestire meglio le finanze del mio gruppo sotto, perché magari ho una società in perdita e ho una società in utile, magari anche in due giurisdizioni differenti, tramite, quando è possibile, ma è molto difficile, un consolidato mondiale è possibile, come dire, compensare gli effetti di queste attività, ma in realtà anche attraverso una ristrutturazione del gruppo è possibile dirottare gli utili o comunque il capitale di una società verso quella in perdita, ottenere un effetto, diciamo, compensativo attraverso una serie di, appunto, strategie che rientrano nella pianificazione fiscale e sulle quali mi posso, come dire, mi devo limitare in questa sede. Legal form e types. Che cosa vuol dire? Come possono essere organizzati? Allora, come vi dicevo, io posso avere una holding che svolga una funzione di management, quindi io sono l'azionista di riferimento, per esempio, e faccio parte del consiglio di amministrazione di quella holding e quella holding, come dire, mi serve per guardare dall'alto tutto quello che accade sotto nelle mie società controllate in giro per il mondo. E quindi io nel mio quartier generale, che è appunto la mia società holding, riesco a effettuare una funzione strategica e quindi dire a queste sotto di me che cosa devono fare. Molto più comuni sono in realtà le finance holding, che nascono con necessità di gestione, con funzione di tesoreria per gestire la tesoreria del gruppo, quindi, come vi dicevo prima, per guardare dall'alto la situazione e ridistribuire le risorse all'interno del gruppo a seconda delle necessità, perché anche se il business magari è lo stesso, se non c'è una diversificazione del business in giro per il mondo, in ogni caso potrei avere società in perdita per vari motivi, anche non attribuibili ai mercati, piuttosto che società in attivo. E quindi la finance sopra mi permette prima di tutto di gestire, magari tramite un cash pooling, l'attività quotidiana dei vari conti correnti delle società, e in più mi dà la possibilità di intervenire in casi specifici di crisi piuttosto che di vantaggio. Dopodiché, chiaramente non fossilizziamoci sul fatto che la holding deva stare per forza sopra. Holding vuol dire semplicemente che sotto ci sono altre partecipazioni. Ve lo mostro con un esempio grafico, se no mi date del pazzo. Qui ci torniamo tra un secondo. Questo, per esempio, è il base case, cioè un caso generico in cui appunto vi faccio capire che cerco di farvi capire che la holding può trovarsi a livello regionale. Per esempio, una regional holding è quella che, fate conto che magari questo spazio è l'Europa, in Europa ho una holding company soltanto per la regione europea, magari poi ce n'ho un'altra per il Sud America, il cosiddetto LATAM, eccetera, eccetera, e poi magari ce n'ho un'altra invece mi funge da finance company. Quindi, come dire, le posso comporre all'interno del mio gruppo a seconda della necessità del momento. Quindi può essere una regional company piuttosto che che il quartier generale non cambia molto, la posso mettere soprattutto e poi può stare anche come subholding a un certo punto del gruppo. E qui arriviamo verso le fasi conclusive, perché poi, come dire, tutta la spiegazione per quanto riguarda le strategie che possono essere adottate tramite l'implementazione di una holding company sono all'interno del corso Flag Strategy e si entra nello specifico in ciascuna di esse. Qui però posso dirvi che esistono due grandi di macro categorie di strategie che è possibile implementare tramite l'utilizzo di una holding company.
E cioè strategie cosiddette di repatriation e strategie cosiddette di allocation. Repatriation sono tutte quelle strategie che mirano come dire, a far confluire tutti gli utili e in alcuni casi evidentemente anche le perdite realizzate dalle varie società del gruppo, comunque i flussi di reddito prodotti del mondo dal basso verso l'alto alla mia parent company, ok? Cosiddette repatriation, praticamente sto ripatriando gli utili, poi si uniscono a problematiche di tax deferral, eccetera, eccetera. Però, come dire, la macro categoria è quella in cui cerco di portare i soldi a casa, cioè nella parent company a seconda della mia struttura del gruppo, tendenzialmente dal basso verso l'alto. Mentre il secondo gruppo di, come la seconda macro categoria di strategie è quella invece dell'allocation strategy, cioè quella della riallocazione delle finanze all'interno delle società del gruppo. Ma è, come dire, ed è una strategia molto utilizzata soprattutto dalle multinazionali americane che in realtà hanno negli ultimi decenni rimpatriato ben poco, per esempio tutte le grandi multinazionali, facciamo sempre gli stessi nomi, la Apple, la Google piuttosto che Starbucks, eccetera, eccetera, hanno la parent company negli Stati Uniti, ma non hanno mai incassato un dividendo, quindi l'utile non è stato mai rimpatriato, piuttosto è stato lasciato con varie tecniche di pianificazione fiscale internazionale nelle varie region, per esempio in Europa, e poi è stato riallocato quest'utile tramite appunto strategie di allocation o reallocation all'interno delle società del gruppo a seconda delle necessità strategiche piuttosto che di cassa. Tutto l'approfondimento necessario e gli ulteriori highlight che riguardano l'utilizzo di una holding company e non solo, evidentemente li ritrovate all'interno del mio corso Flag Strategy, vi lascio il link qua sotto. Noi in ogni caso non abbiamo finito qui, ci rivediamo al prossimo video sulla pianificazione fiscale. Alla prossima!